Ragazze, ciao ragazzi, ciao vitamina, ciao cucciola. Allora, finalmente vi faccio vedere un pochettino di detersivi che ho comprato sia MD che Centro Convenienza. Lo so, sono usati perché ho usati, a me vi posso dire anche come mi sono trovata, perché purtroppo li ho acquistati la settimana scorsa. Volevo fare subito il video, ogni volta c'è un impedimento. Quindi, vabbè, non abituatevi molto a questo rosso, perché penso che tra un po' di... tra qualche... non so, oggi o domani andrò a fare lo shampoo, quindi sicuramente sbiadirà un pochettino da acceso, passerà a meno acceso. Comunque tutti mi hanno fatto tipo i complimenti: ah, ma è bel colore, questo costa circa 50 euro dei parrucchieri. Ma è vero, perché io dei parrucchieri non ci vado, quindi non lo so, boh. Comunque non lo so, è piaciuto a molti. Che poi, cioè, appena gli dico che è la maschera colorante, mi guardano tipo scioccati, perché dice: come? Io l'ho comprata, a me questo effetto non lo fa. Allora, tutto dipende sempre dal colore che avete sotto. Voi lo sapevate, volevo io. Cioè, ero decolorata chiara, no? Quindi è normale che poi ti fa sto bel colore. Comunque, niente, vi faccio vedere i detersivi che ho acquistato la settimana scorsa. Sia MD che Centro Convenienza. Non so se conoscete quest'ultimo. È un supermercato che comunque vende dalla A alla Z. Elettrodomestici, anche cose per carta libreria, qualcosa di abbigliamento, tipo che so, pantofole, cose tipo basic. Quindi, però carino come centro, va. E iniziamo i detersivi, perché sono i detersivi che ho preso. Innanzitutto dal bucato, ce lo so, è stata la settimana scorsa, però già il mio favoloso, ottimo, pagato 2 euro per 3 litri. Questa, se non sbaglio, è la fragranza. Non vi ho fatto mai vedere i detersivi. È una cosa comunque molto carina, essendo che a me piace anche Stenum, quindi siamo sempre lì in tema di detersivi. Vabbè, non fate il conto qua che si è macchiato, vabbè. Questo appunto è un 2 litri più 1, quindi 3, capi più morbidi al lungo, è quello classico, fresco mattino, è bellissimo, raga. Questo, diciamo che come ammorbidente, è l'unico che ti fa avere dei capi molto morbidi e molto profumati. Cioè, infatti sono rimasta tipo scioccata, perché io ancora non ho trovato quell'ammorbidente che quando tu vai a fare la lavatrice ti escono i capi super profumati a lungo. Lui lo fa proprio. Infatti sono rimasta tipo scioccata, perché appena l'ho visto a 2 euro ho detto: lo voglio prendere e riprovarlo, perché io di solito lo utilizzavo a mano. Ora, da quando abbiamo un po' la lavatrice, ho sperimento un po' di cose, quindi vado cercando quell'ammorbidente che mi fa il profumo proprio, capite? Lui lo è. Poi, sempre lì al Centro Convenienza, abbiamo preso questi per i pavimenti, che sono di Sial. Ci sono da noi 3 fragranze, anche se qui dietro, quindi anche se dietro vengono raffigurate 3 fragranze, allora da me c'è tipo questa rossa e qui non viene raffigurata, e poi c'è questa celeste, che questa c'è, questa anche, mentre questa no, che penso che sarà la lavanda, no, area di montagna. Però mi ricordo, non so se voi vi ricordate, tempo fa questa era tipo a bidoncino, vi ricordate? Non lo so. Era bidoncino tipo come la candeggina Sial, non so se avete presente, o anche quella tipo verde acqua, che quella verde acqua è tipo per quella verde acqua è per i capi tipo colorati. Quindi ho preso questo e questo celeste, oddio, e questo celeste. Questo è bellissimo, ha una profumazione stupenda. E di più per sgrassare non lo consiglio tanto, però per andare a profumare la casa quando per esempio dovete anche fare l'ultima passata di straccio, è bellissimo. Quando comunque il pavimento è poco sporco, profuma tantissimo, ma proprio dà una bella profumazione alla casa. Questo invece contiene alcol, questo è più leggermente sgrassante, cioè se ci sono macchie oppure macchie molto ostinate lui li toglie. E poi mi piace perché ha odore di alcol, cioè ha l'odore, non di l'alcol proprio forte forte, però l'alcol proprio. Tra l'altro anche senza risciacquo, che però non ho capito, io risciacquo sempre l'ultima passata di straccio.
Poi ho preso invece il Rio Boom Boom, che non so, l'hanno cambiato, sì, hanno cambiato sia la confezione. Questo, per esempio, prima era soltanto al talco, senza questo alcol più agente antibatterico, e per i pavimenti un'esplosione di pulito, brillantezza e profumo persistente. 1 litro di prodotto. Profumazione stupenda, è tipo il talco, proprio quello che c'era prima come profumazione. Quello tipo che aveva la boccetta, aveva il pack. Come il Rio Azzurro, però adesso l'hanno fatto così. Proprio questo, sì, l'altro invece quello, non mi ricordo se è fiorito al pesco, una cosa del genere. L'hanno cambiato totalmente, l'hanno fatto con la bottiglia trasparente, forse per la plastica, secondo me. Comunque, questo mi piace moltissimo. Allora, se c'è cattivo odore, sporcizia, lui proprio vi lascia il pavimento super pulito e super profumato. Poi, a tema sempre di Rio Azzurro, ho preso sempre Sial, questo che mi sembra che mi è costato circa 1,20 euro rispetto al Rio Azzurro classico, che costa sempre sui 2 euro, almeno da me è sui 1,80 euro, 2 euro. Comunque, questo è un Sial WC, l'odore sembra simile al Rio Azzurro, è anche buono, cioè non lo so, l'ho scoperto e mi è piaciuto, ho messo anche sul bordo del bagno, c'è cioè del WC. Ottimo, veramente, si mangia proprio il calcare e tutta quella schifezza. Questo quanti ml ha? Se non sbaglio, ha 750 ml. Comunque non male, infatti ne prenderò appena ci andrò qualche altra boccetta. Infatti mi è quasi terminato, per intenderci. Poi ho preso uno spray sempre Sial. Questo è uno spray multisuperficie igienizzante con antibatterico contro germi e batteri. L'odore stupendo come sempre, bello bello veramente, però sembra più acqua che prodotto, non lo so. Comunque io lo utilizzo soprattutto per i piani della cucina o sopra la cerata, quando devo andare a pulire, quindi quando devo andare una pulitina un po' spiccia spiccia. Poi sempre Sial, no niente, siamo abbonati a Sial, diciamo che è una marca che non costa molto, quindi per questo motivo. Questo Sial è candeggina gel, 1 litro 2,50, igienizzante, rimuove germi e batteri, questo è top. Top per tutto, gas, cucina, bagno, tutto, piastrelle, pavimenti. Io questo ci lavo anche i pavimenti quando capita che non ho candeggina, stupendo. Ora c'è, ho visto anche quello per il bagno celestino, infatti non vedo l'ora di comprarlo. Questo praticamente sarebbe un dupe dello Smac gel candeggina, però questo secondo me è molto più efficace perché ho testato entrambi e questo è molto molto più efficace come sgrassare, togliere le macchie, ottimo. Poi ho acquistato il Sofran, che questo mi ha diciamo entusiasmata. Profumazione top. Allora, ce n'erano a parte gli ultimi due. Questo stava in un super offerto, 1,50 euro un litro di prodotto. Però mi sembra che questo costava anche molto di più ai tempi, non ricordo molto bene. Però fatto sta che questa ha una profumazione bellissima, peonia, colori intensi e profumati. L'ho preso questo perché va bene per tutti i capi. Bellissima profumazione, mix con il favoloso. Niente, i capi ti vengono super profumati, super morbidi. No, veramente, l'ho preso perché per i capi delicati, capite? Quindi per i capi delicati questo è veramente il top. I capi sono veramente morbidi. No, odore e riodoro perché la profumazione è stupenda. C'era anche quello per capi neri, però io sì, ho molti capi neri, però alla fine prendo questo che va bene per tutti, per tutto. Poi sempre per capi delicati ho preso il sole. Di solito prendiamo sempre il sole e mia mamma, perché è il top. Prendiamo sia quello rosso, che quello rosso ha pure una bella profumazione, anche l'ammorbidente incluso. Questo invece, sì, è per delicati, appunto per lane delicati. Profumazione stupenda, veramente. Non so se vi ricordate, c'era anche il Dash, quello piccolo, tipo di 1 litro, ma forse anche di meno di 1 litro. È bellissimo questo, lascia i capi super profumati, super morbidi, e poi evita questa formazione dei pallini che fa schifo. Poi, penultimo prodotto, ho preso un detergente intimo, questo di Physioderm, infatti ve lo volevo consigliare, ho preso quello classico, ottimo, antiodore, previene arrossamenti, irritazioni. Ci sono varie tipologie,
A me piace moltissimo questo e quello verde che è tipo alla menta, molto buono. Questo costa, ho preso intorno 1,29 euro. Diciamo che era il più economico, perché il tè 3 euro, 4 euro. Poi ho visto un altro che a me incuriosiva, mi pare se non sbaglio sarà della Licia. Era tipo l'acqua, tipo come gel, detergente, cioè gel igienizzante per le mani, però in versione tipo gel intimo. Cioè, ero curiosa di provarlo. Appena lo metteranno in offerta, quello lo prenderò. Come ultimo prodotto, la candeggina, quella grande di 5 litri, non poteva mancare. Cioè, la candeggina non poteva mancare. Tra l'altro, era in offerta a 3 euro. Allora, io adoro sia quella classica, ma anche quella Sial, Lidl, perché quella è anche buona quella di Lidl. Solo che io su alcune cose preferisco la Ace candeggina, quella originale, perché quella originale è molto più efficace contro macchie e cose, quindi contro sporco, ostinato, perché la utilizzo anche per i pavimenti, la metto nello spruzzo, cioè nello spray per avere anche tipo disinfettare alcune parti. E niente, adesso faccio vedere gli acquisti MD. Allora, prima faccio vedere quelli per la casa. Ho preso questo che come vedete già è quasi perché lo uso per tutto, per il bagno, tutto, per disinfettare il WC, la tavoletta, niente, non ci posso fare niente, una malattia. Questo praticamente è multiuso, praticamente efficace, contiene alcol, se non sbaglio, yes, rende le superfici brillanti e senza loni, cioè che si può utilizzare anche sui vetri, ma io non l'ho mai provato sui vetri. E pulisce rapidamente e fa brillare tutte le superfici senza lasciare l'ombra. È indicato per la pulizia di vetri, specchi, cristalli, per tutte le superfici lavabili, porte, mobili. Quello che praticamente utilizzo io, piastrelle, lampadari e piani di lavoro. Allora, a me piace perché innanzitutto contiene alcol, quindi è super disinfettante, contiene 750 ml di prodotto e l'ho visto stranamente a 99 centesimi. È lo stesso che voi potete prendere anche all'Eurospin. Di questo, e poi ce n'è un altro alla lavanda che è uno sgrassatore che ve lo straconsiglio. È super, super ottimo. È caduto un prodotto super ottimo perché quello di là sgrassa proprio la qualunque. Cioè, sono rimasta scioccata di una cosa che avevo sporca, ostinata, che non si riusciva a togliere. Stupenda, super pulita, cioè sgrassata veramente. Questo è ottimissimo anche per pulire ovunque, appunto, tutte le cose che vi ho detto. A me serve molto per la cassetta del WC, per la tavoletta, insomma, quando vado in bagno dopo, prima, sempre, durante il giorno. Per questo comunque è già quasi tipo finito, diciamo stare. Poi, sempre per la casa, ho preso il deodorante questo. Questo è al muschio bianco, è stupendo e quando ti profuma proprio ti profuma veramente l'aria e il profumo rimane a lungo, quindi non è tipo quello che ti profuma e poi c'è tipo 5 minuti e poi c'è di nuovo cattivo odore. Questi molto buoni della Florian. Ne ho provati parecchi, lavanda, muschio e altri. Molto molto belli. Poi abbiamo preso l'alcol che lì, cioè l'unico prezzo più basso, diciamo, per acquistare l'alcol è sempre o Lidl, OMD o Eurospin, perché sta sempre su 1,10 euro questo da 1 litro. Ne abbiamo presi due. Questo praticamente è alcol, proprio alcol e profumo, però più alcol al 70,5% di gradi. Ottimo, lo utilizziamo per tante cose, per i vetri, per disinfettare un bel po' di cose. Adesso vi faccio vedere 3-4 prodotti per la cura del corpo, che vabbè, cura del corpo, lavaggio, insomma. E basta, così vi lascio in pace. Allora, c'era uno stand Malizia, non so, ogni tanto li mettono, siccome aveva molto tempo che non giravo nello stand per, diciamo, i prodotti per il corpo, ho visto questo. Bellissimo, raga, la profumazione si chiama Purple Sedation Parfum, è bellissimo, una profumazione molto molto bella. Bella, però dietro non c'è scritto cosa dice, fresco, moderno, trendy, Purple sprigiona tutto il dinamismo e l'energia di una donna moderna è sempre in movimento. Le regole di ogni momento e bla bla bla. Bellissimo. Infatti ve lo straconsiglio, mi pare che mi è costato su 1,49 euro. Non lo so perché c'era sto stand. Di solito non li vedo mai, quindi boh, non lo so. Poi per i capelli ho voluto prendere questa di qua, della linea Cliosan, che è una marca di lì di MD.
Maschera rigenerante capelli con formula di olio d'argano. Ancora non l'ho provata. Illumina i capelli e rigenera. Perché ho diciamo qualcosina da terminare di prodotti per capelli. Quindi prima di utilizzare questa voglio finire gli altri. 500 ml di prodotto, 1,49 € in sconto. Non so se ci sarà ancora in sconto. Come consistenza è medio corposa. Cioè, medio liquida, scusate. Comunque, l'odore è bellissimo, chissà se veramente mi aiuta. A me serve soprattutto districare il capello e ammorbidirlo. Vedremo. Poi vi consiglio questa bellissima ricarica che si chiama Jervis in formato risparmio da 2 litri. Da 2 litri. Questo è ottimo perché io lo travaso nelle boccette tipo 200 ml o 2. O 250, dipende. Ha una profumazione stupenda e delicata, veramente veramente bella. È bellissima. Questa praticamente potete utilizzarla sia per mani, viso e corpo. Io non l'ho provata per il corpo, però l'ho provata per le mani, cioè la provo di più per le mani. È stupenda. Questa era in super sconto la settimana scorsa, 1,29 €, cioè ve ne rendete conto, 1,29 €. Infatti mia mamma mi ha detto, cioè perché non ne prendevi 3-4? E lo so, siccome non l'avevo mai provata, quindi non sapevo neanche la profumazione, ho detto prendiamola. Ora infatti sta a 1,89 €, tipo ci sono rimasta tipo scioccata. Poi ho preso un bagnoschiuma Mono di Tahiti, 750 ml, delicata dolcezza. Profumazione delicata, sì, Monoi de Tahiti, Monoi, sì, sento qualcosa di fiorito, ma che mi ricorda il Monoi vagamente. Però magari può darsi che sul corpo è diverso, cioè sprigiona tutta quella bella profumazione. Quindi vi dirò, siccome la mia amica mi ha detto provali Carmen, i bagnoschiuma DMT sono stupendi, provali, io non li ho mai provati. Cioè, vi devo dire la verità, non li ho mai provati perché non lo so. Forse perché sono abituata sempre con quelli Avon Rouge, quindi me ne vado con quelli come diciamo sicurezza nel prodotto. Però lei mi ha detto: no, provali Carmen. Infatti, questo l'ho pagato 1,19 €. Comunque, sono curiosa. Se mi trovo bene, quando mi trovo all'MD, qualcuno lo riprenderò. Invece, come ultimo prodotto che ho preso questa sera è la mousse doccia Ambra e Muschio Bianco. Piacere avvolgente, una piccola quantità. 3 in 1, quindi doccia, depilazione idratante. Wow, non avevo letto. Comunque, vi potete anche depilare 200 ml di prodotto. La profumazione, no, se è veramente questa stupenda. Bellissima, ambra e muschio bianco. No, non vedo l'ora di provarla, anche perché tra un poco ho da fare la doccia serale, quindi sono stracuriosa di provarle. Io adoro queste cose in mousse, mi piacciono quelle di Dove, non le ho mai provate perché costano un occhio dalla testa, però dovrei vedere su Notino oppure su makeup.it che lì li vendono, non li vendono tanto assai, certo poi paghi la spedizione e siamo sempre là, però vabbè. Comunque, no vabbè, stupenda, voglio provarla anche come depilazione sulle gambe, sono stracuriosa. Lo so che a me nessuno mi sa che non si depila più, però io a casa indosso ancora i pantaloncini perché io sento caldo, come vedete. Io sento caldo, non ci posso fare niente. Qualche giorno di questi mi viene tipo un'influenza. Meglio evitare. Quindi non mi piace, diciamo, girare per casa con le gambe che si vedono i peletti. Non mi piace. Quindi non lo so, anche per cosa mia. Quindi non sono a posto con la coscienza. Comunque sono stracuriosa. C'erano due profumazioni, l'altra mi sembra che era arancione, però non mi ricordo la profumazione, pompelmo, non mi ricordo, cosa fiorito. Io appena ho visto Ambra e Muschio, sono i miei due, diciamo, profumazioni preferite, quindi l'ho subito no, non ce ne può, sembra tipo una mosca, una mousse per capelli. Comunque vi dirò sotto i commenti poi appena caricherò, che sicuramente non appena caricherò il video poi vi saprò dire tutto. Comunque, spero che vi siano piaciuti i miei acquisti, sia come detersivi che come altri prodotti per la cura del corpo. E ci vediamo al prossimo video. Ciao!